Ciao, benvenuto su Solar Color, io sono Michele Cerone e oggi ti voglio spiegare quali sono i tipi di pavimento che si possono utilizzare su un impianto di riscaldamento a pavimento a secco. Approfitto di questo video per rispondere anche a altre domande sulla pavimentazione che ci vengono fatte normalmente dai nostri clienti. Quindi, mi raccomando, metti like al video, iscriviti al canale e partiamo! Allora, iniziamo subito col dire che il nostro sistema di riscaldamento a pavimento a secco offre una resistenza al carico di 400 o 500 km quadro. È una resistenza che raddoppia o triplica addirittura le resistenze al carico dei normali sistemi di riscaldamento a pavimento. Questo vuol dire che quando andiamo sopra il nostro sistema siamo di fronte ad un sistema estremamente robusto e stabile. Detto questo, andiamo a vedere quali tipi di pavimento possono essere montati su questo sistema. Primo fra tutti è sicuramente le piastrelle incollate. Quindi si possono andare a mettere tranquillamente piastrelle e possono essere tranquillamente incollate. Il secondo sistema invece di cui ti voglio parlare sono i parquet flottanti, laminati flottanti, quindi tutti quei pavimenti flottanti che possono tranquillamente essere messi sul nostro sistema. Esistono poi anche un terzo sistema che è un po' una via di mezzo, ovvero ci sono delle piastrelle che vanno ad incastro fra loro e rimangono poi flottanti, quindi sono delle piastrelle che non vengono incollate. Ok? Questi sistemi possono tranquillamente essere messi sopra al nostro sistema di riscaldamento a pavimento a secco. Andiamo a vederli più nello specifico e vediamo anche quali caratteristiche magari devono avere. Partiamo dalle piastrelle, che sono sicuramente il tipo di pavimento più utilizzato e anche più robusto e più resistente nel tempo, più resistente all'usura, con anche meno bisogno di manutenzione. Le piastrelle possono essere incollate sul nostro sistema utilizzando varie tipologie di colle prodotte dai due maggiori produttori di colle al mondo, a cui abbiamo fatto testare appunto i loro collanti sui nostri sistemi. Ci sono circa tre tipologie di colle che possono essere utilizzate per mettere le piastrelle sui nostri sistemi, li trovate dentro al nostro preventivo nella stratigrafia che andiamo a fare, perché quando noi facciamo la stratigrafia nell'offerta vi diamo già tutti anche i collanti che servono per montare l'impianto. Sul nostro sistema possono essere messe piastrelle di qualsiasi tipo, l'importante è che abbiano una superficie di appoggio almeno 25x25. 30x20 va bene uguale, 40x20 va bene uguale, 50x15 va bene uguale, non è un problema. L'importante è che ci sia una distribuzione del carico concentrato su una superficie che è almeno 25x25. Nel montaggio delle piastrelle, acquisisce un aspetto tecnico importante la fuga, cioè lo spazio che viene lasciato fra una piastrella e l'altra. Perché ovviamente se io ho delle piastrelle piccole, 25x25, 30x30, in un metro quadro avrò 8, 9, 10 piastrelle e lo spazio fra una piastrella e l'altra si ripete per più volte. Ok? Più grandi sono le piastrelle e meno spazi avrò fra una piastrella e l'altra. Ovviamente di questo ne devo tener conto perché le piastrelle, seppur minime, hanno una dilatazione quando vengono riscaldate. Quindi il produttore della piastrella scrive già nella scheda tecnica della piastrella quanto quella piastrella dilata. Quindi bisogna tenere in considerazione sicuramente la dimensione delle piastrelle che andiamo a utilizzare e anche quanto è lungo il punto, la stanza, quanto sviluppa in lunghezza la stanza o il corridoio dove andiamo a mettere queste piastrelle. Perché chiaramente più lungo è, più dilatazione ci sarà sommando la totalità delle piastrelle, ok? Quindi è importante la distanza che si va a mettere fra una piastrella e l'altra. Sicuramente non possono essere fatti montaggi con piastrelle a fuga zero, perché una fuga minima ci deve essere, minima che può essere anche aumentata in funzione della dimensione della piastrella. Più grande è la piastrella, più grande sarà la fuga che serve fra una piastrella e l'altra. Un vantaggio sicuramente grande della piastrella è che la piastrella è il prodotto con la maggiore trasmittanza termica fra quelli che andiamo ad analizzare oggi. Quindi la piastrella consente di erogare più calore rispetto ad un sistema flottante, perché la piastrella fa passare bene il calore sopra di essa e non blocca il flusso del calore, cosa che invece magari fa un laminato, un parquet. Questo non vuol dire che un laminato, un parquet non siano adatti, ora lo vediamo meglio.
Ok, però sicuramente la piastrella a parità di consumo, a parità di calore prodotto dalla nostra fonte di calore primaria, la piastrella riesce ad erogare in abitazione più calore rispetto a un sistema flottante. Passiamo quindi ad analizzare i sistemi flottanti, appunto, che possono essere, come abbiamo detto, parquet, possono essere laminati. Questi sistemi hanno dalla loro un grossissimo vantaggio, che è quello della facilità di posa, perché sono dei sistemi che non avendo colle, non avendo niente, vengono semplicemente posizionati sopra il nostro sistema con un semplice materassino che già forniamo noi. Quindi noi mettiamo il materassino, poi il parchettista monta il suo sistema, a incastro sopra il nostro riscaldamento. Per cui normalmente sono sistemi che si posano facilmente, velocemente, e hanno anche dei costi abbastanza ridotti. Bisogna prestare attenzione a un paio di cose, ovvero bisogna prestare attenzione al valore di trasmittanza del calore che questi sistemi hanno. Perché se io uso un parquet in legno da 1 cm, avrò una resistenza al passaggio del calore, perché il legno è un cattivo conduttore termico. È usato come isolante anche, quindi è un cattivo conduttore termico. Vuol dire che per attraversare il legno mi serve una potenza di calore erogata maggiore rispetto che attraversare una piastrella. Pertanto devo fare anche una considerazione prima. Se la casa dove sto andando a mettere il sistema è una casa che non presenta nessun tipo di coibentazione ed è una casa abbastanza energivora, il sistema a parquet flottante non è troppo adatto perché magari mi richiederà una quantità di calore maggiore e quindi è un po' controproducente, ok? Molto meglio andare verso una piastrella in quel caso. Se invece sto facendo una casa che è estremamente coibentata, estremamente confortevole, con tutti gli optional moderni delle abitazioni, e voglio mettere un parquet per avere il legno a terra, lo posso tranquillamente fare perché in quel caso la differenza che ci sarà, che comunque ci sarà, ma sarà veramente minima e quindi tranquillamente lo posso utilizzare, a patto che stia attento a non prendere dei prodotti che sono troppo spessi, perché se invece di prendere un parquet da 1 cm ne prendo uno da 2, magari la trasmittanza del calore in quel caso sarà ancora peggio e vado incontro sicuramente ad un aumento dei consumi. Le stesse esatte tipologie di montaggio e anche le stesse caratteristiche sulla trasmittanza del calore rimangono importanti anche su quelli che sono i laminati flottanti o altri sistemi flottanti che posso andare a mettere. Oggi ne escono tantissime tipologie. L'unica cosa che devo stare attento è che questi sistemi che vado a mettere come flottanti abbiano una resistenza alla flessione, cioè non devono essere un vinile da 2 mm, perché un vinile da 2 mm nel carico concentrato mi risiede, mi va giù tutto in quel punto lì. Se ci appoggio la gamba della sedia su 1 cm², magari mi va a passare sotto al tubo e quindi mi arriva al tubo all'EPS. Ok? Quindi in quel caso non è assolutamente un pavimento utilizzabile. Quindi il pavimento deve avere comunque una determinata resistenza alla flessione e al carico. Ecco, come vi dicevo prima, poi la terza tipologia, che sono quelle piastrelle flottanti, beh, lì siamo di fronte a un prodotto che comunque è ceramico o gresso, quello che è, che ha un'ottima trasmittanza del calore ed ha una posa flottante, ha anche una resistenza ottima alla flessione. Quindi quelli sono veramente dei prodotti ottimi da utilizzare con questo sistema. Per concludere questa panoramica sui pavimenti, vi dico che non è possibile assolutamente utilizzare delle resine sui nostri sistemi a pavimento a secco, come non è possibile utilizzare dei parquet incollati al nostro sistema. Quindi, ricapitoliamo, piastrelle, sì, tranquillamente, parquet flottanti, laminati flottanti, piastrelle flottanti, sì, assolutamente, parquet incollato no, resine no. Ok, abbiamo concluso per oggi la panoramica sui pavimenti. Se ti è piaciuto il video, metti like, iscriviti al canale, ci vediamo al prossimo video. Ciao, a presto!